una sorta di lunga, avvilente ed umiliante considerazione, che è quella, in un periodo di lungo blocco lavorativo, di non avere un sostegno che possa garantire un qualche reddito attraverso la concessione della cassa integrazione, richiesta dalle aziende per lo più piccole e medie, a causa della battaglia contro il contagio da Covid-19. Critiche che si indirizzano tutte agli uffici regionali, responsabili di immensi ritardi nella lavorazione delle pratiche, uffici che non sono sembrati adeguati. Ne parla in un comunicato il segretario della Federazione del Medio Molise del Partito Democratico, Andrea Vertolo, che subito afferma come ci siano state e ci sono procedure a rilento che non permettono ancora l'erogazione dei fondi messi a disposizione dal governo, fondi per circa 6 milioni e 200 mila euro. Risorse che, se non bastassero a coprire le richieste, potrebbero anche aumentare da qui in avanti, ma che attualmente ancora non sono stati destinati ai richiedenti. La Regione Molise sta dimostrando così tutta la sua incapacità nella gestione dei circa 6.500 protocolli. Sono circa 2.800 le domande valide, di cui 1.000 inviate all'INPS e 1.800 pratiche ancora in corso di verifica. Sono numeri implacabili che vogliamo sottolineare noi, mostrano chiaramente le difficoltà in cui versano tante persone che davvero hanno problemi nel portare serenamente avanti le loro esistenze. La stoccata finale del segretario sembra a questo punto giusta e perfino necessaria. Ai molisani serve una classe dirigente capace di dare attuazione immediata alle misure poste a sostegno dei lavoratori. Se non si è capaci di garantire questa basilare attività amministrativa, risulta poco credibile qualsiasi altra presunta attività di governo.